dal circuito Riccardo Tormo di Valencia, benvenuti al secondo appuntamento con Corse Clienti Racing News. La puntata di oggi racchiude molti argomenti e competizioni, dal Challenge qui a Valencia, alla prima tappa del Challenge Nord America in Fineon, fino alle immagini dell'International Le Mans Cup da Sebring e Spa. Giancarlo, sei stato a Spa con la Formula 1 per molte gare, l'ultima volta sia in pole che sul podio. Com'è correre lì con una 458 GT2? Beh, andare a Spa è sempre un'emozione, è un'emozione per tanti motivi. Per i ricordi che ho, una pista fantastica, completa, dove ci sono tantissime curve molto difficili da fare. Essere stato lì questo fine settimana con la 458 è stata lo stesso una grande emozione. Abbiamo vinto la gara, è stato fantastico per me, per il team, quindi sono molto contento. Quali sono le differenze di gestione del rapporto con la squadra in Formula 1 e nelle gare di durata? È un approccio totalmente differente. In Formula 1 lavori un po' per te stesso, il tuo compagno di squadra è il primo avversario, mentre nelle gare che nell'LMS lavori per la squadra, devi trovare un rapporto d'amicizia ma anche un rapporto di collaborazione importante col tuo compagno di squadra, e devi trovare il compromesso per mettere a posto la macchina e devi andare d'accordo, questo è importantissimo. Come si sono evolute secondo te le gare di durata negli ultimi tempi? Le gare sono diventate sempre molto più tirate e combattute fino alla fine. Anche gare di 6 ore, 12 ore, 24 ore si vincono e si perdono sul filo dei secondi e sulla linea del traguardo. Qualche dettaglio di tattica sulla bellissima vittoria alla 1000 km di Spa? Io e Giancarlo abbiamo cercato di consumare di meno, fare una sosta in meno, e questo ci ha potuto far guadagnare tanti secondi rispetto a tutti gli altri i nostri rivali. Puoi parlarci degli aspetti tecnici della 458 GT2 e la differenza con la precedente 430? Ci sono alcune grandi evoluzioni, come l'aerodinamica, uno dei punti importanti sulla macchina, poi ovviamente anche la meccanica, direi anche la parte elettronica. Passando a Bosch, penso che è stata una delle evoluzioni molto positive anche su questo nuovo modello 458. Hai vissuto tante gare con la Ferrari, qual è stata la vittoria più bella? Penso che la più bella è stata un po' di tempo fa, nel 2007, alla prima vittoria alla 12 ore di Sebring. Ho vinto nella ultima curva contro la Porsche, è stato per me uno dei momenti più importanti della mia carriera. La direzione gara è il nucleo tecnologico e decisionale di tutte le competizioni. Scopriamo come funziona dietro le quinte. We are now with Gabriele Berruga, clerk of the course. So what's exactly your role during races and qualifying sessions? My main task is normally to coordinate the service for the track. I mean, just in order to give all the necessary information to the race director, in order he could take the correct decisions. So you do the same for MotoGP and Formula One. So what do you bring to the challenge from that experience? In principle are all races that are broadcasting live. So the main thing is that normally we work under a big pressure. So this is, I think, that we can learn much more with MotoGP and Formula One. Ignora il perché, ma ti è andato un drive-thru. Conferma ricevuto drive-thru. Ma non ho fatto niente, ci siamo toccati. Vai dal direttore, io non mi fermo. Ok, adesso vado a verificare, ma ti devi assolutamente fermare. Sai che hai 3 giri di tempo per fermarti. Il Challenge, oltre che un campionato FIA, è anche una serie molto tecnologica. In che senso? Dal punto di vista delle vetture della direzione gara, il controllo della direzione gara è tecnologico perché portiamo parti innovative in giro per l'Europa. Ogni circuito ha una parte di tecnologia da prendere e noi le reperiamo tutte, poi le facciamo nostre e le riportiamo direttamente a tutti gli altri circuiti. E in più la Ferrari mette a disposizione, sia dal punto di vista del cronometraggio e dal punto di vista della telemetria, delle riprese all'interno delle vetture, di come funziona la comunicazione tra la direzione di gara, i team e i piloti,
che altri ancora non hanno. Che significato ha la scelta di avere uno stesso direttore di prova a tutte le gare del Challenge? Rispetto a un direttore di gara che è il direttore locale del circuito, quindi conosce gli uomini, i mezzi personalmente, il direttore di prova conosce invece tutti i piloti, tutti i team, li segue, sa come si comportano i team, come si comportano i piloti, il rapporto che avviene tra il team e il pilota è un rapporto diverso, quindi si conoscono in pieno le capacità dei team e le esigenze dei team, è un rapporto, diciamo, di fiducia e di stima reciproca. Attenzione, c'è un incidente in T3, bandiere gialle, probabilmente daranno safety car. Ok, grazie, ma ancora non vedo niente, io tiro, continuo a tirare. Confermata safety car. Ok, sì, adesso vedo anche io, grazie. So Gerald, are you having fun racing with Ferrari? Was it a dream for you? Well, of course, today is a great day because I won both races. And actually it's a dream year, right? Because this is my first season racing in my life with Ferrari Challenge. And when I was a little boy, I always was dreaming to become a race driver in a Ferrari. And now I'm not a little boy anymore, but it's a kind of dream. E Valencia, una città sempre più importante per gli sport motoristici. Ma cosa succede qui quando la Ferrari organizza eventi? Come si trasforma Valencia quando la Ferrari viene qui e organizza eventi? Veramente tantissimo, no? Quando abbiamo fatto le due finali è stato incredibile, non solo per tutte le persone che vengono di tutto il mondo, perché anche tutte le cose che facciamo qui dentro il circuito del Riccardo Tormo Ceste e anche tutta la promozione che facciamo per noi è un grandissimo evento, no? Speriamo che ritorniamo ancora un'altra volta a farlo. È stata una bella sensazione vedere questi palazzi, il Palau Reina Sofia, il Museo delle Arti e delle Scienze trasformati in rosso. Sì, lo abbiamo fatto ogni volta in un posto diverso, sempre dentro di la Città delle Arti e delle Scienze. E per noi è stato incredibile perché con tutti i tifosi che arrivano della Ferrari facciamo montaggi diversi in ogni posto e mostriamo un po' la città di Valencia, no? E penso che abbiamo fatto una bella comunione con la Ferrari con questi anni e, come dico, siamo molto contenti di vedere di andare avanti perché credo che possiamo crescere ancora di più facendo più cose. Ad Infineon, in California, è iniziata la stagione di Ferrari Challenge Nord America. Vediamo le immagini e sentiamo i commenti. Scott, you were the first winner of a Ferrari Challenge North America race involving the 458s and set a track record here today. Can you tell us a little bit about your race? How you feel about that? It was a great experience. It was a tough race. Very fortunate to come out of here with a win. But all in all, it was a great day. And you've been fortunate enough to win plenty of 430 races. This is your first time racing behind the wheel of the 458. How do you like the car? The car is, it's the next generation. It's very fast. I'm very pleased with it. This is our first race with it. We hadn't really had a lot of time to test with it. But overall, I think it's going to be a great piece to race.
Enzo, two poles in 2 days, and you finished the weekend with a win. How do you feel? Great. My team did an excellent job. I mean, it's amazing. We had no miles at all on the car, just brand new car here. And we had some bugs on the ABS system, you know, like every new car. This morning we had an amazing pole position. I mean, we pulled 1.2 seconds on everybody, a new record again. And I mean, it's great. We leave the weekend with leading the points. It's a 1-2, and the whole team at F&A do an excellent job. And I'm just happy to be part of it. E per il secondo numero era tutto. Arrivederci al prossimo Corse Clienti Racing News. We'll be right back.